Per quanto riguarda i file firmati digitalmente, ho trovato online il sito delle Poste Italiane che vi permette di fare la validazione, la verifica della firma digitale. Per cui oltre al link per scaricare o visualizzare l'atto, il file, c'è anche la possibilità di collegarsi sul sito delle Poste Italiane. Non c'è la possibilità di passargli direttamente il file. Per cui praticamente il file firmato digitalmente, se non avete un software in locale per la validazione, ne trovate su internet gratuiti, scaricabili liberamente, dovete scaricarlo in locale e poi cliccare sul link per andare sul sito delle Poste Italiane, fate l'upload del file e lui vi fa praticamente la verifica della firma digitale dell'atto. Per quanto riguarda la visualizzazione dell'atto, una volta pubblicato, nella parte destra abbiamo praticamente la possibilità di gestire i log legati all'atto e sono i log specifici proprio dell'atto, per cui tutte le operazioni che sono state realizzate sull'atto, per cui sono in ordine cronologico inverso, qui in testa trovate l'ultimo evento e in coda trovate il primo evento. Per cui c'è stato l'inserimento, modifica e approvazione. Le due modifiche riguardano la data di inizio e la data di fine pubblicazione. La stessa cosa con allegati, praticamente avete l'elenco degli allegati, di tutti gli eventi legati agli allegati, che sono sostanzialmente i due inserimenti. In realtà sugli allegati potevamo fare un'altra operazione che era quella di modifica dell'allegato, sostanzialmente modifica la descrizione dell'allegato. Il file non lo potete più modificare una volta fatto l'upload, lo potete cancellare, per cui se l'atto non è stato ancora pubblicato potete cancellare il singolo allegato e reinserirne uno nuovo, però praticamente se voi andate sulla riga degli allegati potete modificare soltanto la descrizione, per cui se il file va bene e avete sbagliato qualcosa sulla descrizione, se l'app non è ancora stato pubblicato potete modificare la descrizione. Poi avete le statistiche delle visite gestite per data, per cui il numero di visite per ogni data, e le statistiche di download, per cui il numero di download per data e per file rispetto all'atto che stiamo visualizzando. A questo tanto la parte pubblica dell'albo. Per quanto riguarda la parte pubblica dobbiamo andare a creare una pagina in cui verrà praticamente visualizzato l'albo. La chiamiamo albo pretorio. All'interno di questa pagina ci va uno shortcode. In WordPress gli shortcode sono dei testi particolari che poi in fase di elaborazione automaticamente il sistema li va a sostituire con del codice che praticamente è scritto all'interno dei plugin o dei widget. Allora, adesso farò una figuraccia perché non mi ricordo lo shortcode, però lo vediamo subito andando su Albo Pretorio, così ne approfitto. Sulla cartella principale trovate, oltre ai riferimenti che abbiamo visto prima, il numero di atti, categorie e allegati, anche il link diretto al manuale che ho appena pubblicato sul plugin. Sono la bellezza di 29 pagine, quasi tutte immagini, per cui non... Allora, qui viene spiegato passo passo tutte le operazioni che abbiamo fatto. Per quanto riguarda gli shortcode, eccoli qua. Allora, lo shortcode è parentesi quadra, albo, poi il primo parametro è stato e il secondo parametro è per page. Allora, lo stato ha questi quattro valori, 0 tutti gli atti, non lo metterete mai su un sito operativo perché vi farà vedere sia gli atti pubblicati che quelli in fase di pubblicazione, per cui diciamo che è più a livello di test in locale, fatelo, se lo volete fare. Uno, solo gli atti in corso di validità. Io sinceramente, anche da altre opinioni che ho sentito di avvocati eccetera, anche per problemi di privacy eccetera,
Questo si, gli atti in corso di validità sicuramente devono essere visualizzati. Sullo storico ci sono delle discussioni per cui qualcuno sostiene che una volta scaduto la data di validità dell'atto, il tempo di validità dell'atto, l'atto deve comunque non essere più visibile né rintracciabile. Considerate che le pagine dell'albo pretorio, la parte pubblica, non sono indicizzate dai motori di ricerca, a prescindere da quella che è l'impostazione che viene data sul sito di WordPress. Sapete che in WordPress c'è la possibilità di indicare se il sito deve essere indicizzato dai motori di ricerca. Sostanzialmente vengono impostati dei meta, che sono dei tag particolari nel lead della delle pagine HTML che vengono generate, che indicano ai motori di ricerca di non indicizzare o di indicizzare la pagina o di indicizzarla in base a delle parole chiave particolari, eccetera. WordPress ha una funzionalità, un'impostazione che vi permette di dirgli non far indicizzare il sito ai motori di ricerca, a prescindere dall'impostazione che voi date in WordPress, le pagine dell'albo pretorio non sono forzatamente indicizzate dai motori di ricerca. Poi se mettete in due soltanto gli atti storici e così via. Per page invece indica il numero di elementi che deve visualizzare la tabella dell'elenco degli atti nella parte pubblica, per cui la prima pagina che noi creeremo come stato creeremo 1 e per page potrebbe essere un valore adeguato, potrebbe essere il 5. Per cui ritorniamo sulla pagina dell'albo pretorio, andiamo su modifica, qua gli mettiamo cancelletto albo stato uguale a 1 per ok, aggiorna. Questo qui lo dovete riportare esattamente, non ha un senso, non verrà poi riportato nella parte pubblica, poi vedremo nella parte pubblica in realtà c'è molto altro. A questo punto dobbiamo legare la pagina a una voce di menu, perciò prendiamo in evidenza circolare news, non c'era un menu orizzontale, un menu dove c'era la scuola, okay. Albo pretorio, aggiungi, lo mettiamo prima delle circolari, andiamo sul salva menu e adesso incrociamo le dita, se tutto va bene abbiamo la voce albo pretorio, cliccando su albo pretorio, e qui purtroppo la dimensione la risoluzione, aspetta un attimo, vediamo se riesco ad aumentarla. Ok, perfetto. Allora, quel testo lì, albo stato uguale a 1, per page uguale a 5, sostanzialmente viene trasformato in questo. Il nome dell'ente, per cui dobbiamo scrivere ad esempio albo pretorio dell'istituto comprensivo tal dei tali, atti in corso di validità e una stringa e il titolo che viene inserito per indicare la tipologia di pubblicazione che stiamo visualizzando, per cui se lo stato fosse stato 2 qui verrebbe scritto atti scaduti o qualcosa di